E salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Mamma mia ragazzi, ma da quanto tempo che non porto Yu-Gi-Oh! Sul mio canale? Nel passato di tempo, vero? E che duello abbia inizio ragazzi! Allora, attiviamo subito il circolo magico nero. Ma quanto mi è mancato questa carta? Ma quanto mi è mancato questa carta? Poverino te, papà. Ok ragazzi, posizioniamo subito una carta coperta trappola, navigazione magica, ormai voi già sapete ragazzi meglio di me che cosa si tratta questa carta. Giocati la tua partita, ok, ho messo un'altra carta coperta, ma ci può stare, ma ci può stare. Ok, noi possiamo mettere coperta mago libro di magia della profezia. E per adesso concludiamo il turno. Non facciamo niente, ci stiamo calmi, non attacchiamo, perché poi ci sarà il suo momento. Il momento che il mago nero attende tanto per essere evocato. Respinge evocazione fuoco. Boh, quella carta l'ho mai vista. Ok, bene. No, prendiamo questa carta. Magia, magicamente. Lo mettiamo tra le nostre belle manine. Una magia, vero? Sì. Ok, questo per adesso non ci serve. Però non ho carte per evocare mostri. Quindi direi che potremmo attendere almeno un altro turno. È strano che mi faccio attaccare dei life points. Ho sbagliato qualche mossa, può succedere. Può succedere, visto che è da parecchi mesi che non ci gioco. Ok, adesso farà una evocazione sincro. Così nel prossimo turno gli faccio un bel Raigeki e lo tolgo di mezzo con le carte, perché sennò bentornato Spedrock che ti ho sconfitto al primo turno. Ok, già mi è rimasto 3400 life points. Quindi No, stiamoci calmi. ma guarda quanto hai. Sta scalando. Quindi servitore dell'anima, mandiamo questo al cimitero, anzi al deck. Attiviamo un bel Raigeki. Ok. E non posso fare nient'altro. Secondo me, ragazzi, ho sbagliato sicuramente qualcosa. Io dovevo mandare forse dal deck il mago nero. Adesso lo scopriremo nel prossimo turno. Infatti. Però così facendo si attiva la carta Oracolo di Palladio. E così possiamo attivare. Giocarcela subito, senza sacrificio. Vado a pescare due carte, quasi quasi ragazzi, però adesso devo attaccare. Non me l'ha fatto attaccare. Che devo sacrificarlo, ragazzi? No, non posso sacrificarlo, devo per forza lasciarlo lì, calmo, tranquillo. Perché se no, se lo tolgo mi infligge altri points e poi ciao ciao bello. Vedi, lui addirittura non mi vuole far attaccare, però tu hai evocato lo stesso mostro di prima, quindi non hai abbastanza punti d'attacco. Va bene così, se rimane così non mi farebbe brutte figure. Noi evochiamo specialmente. Niente, evochiamo specialmente questa carta. Seleziona più carte dal tuo deck da mandare al cimitero. Ora, quindi, mago nero. Vai al cimitero per favore, perché ti devo evocare il prima possibile. Quindi, anime dei maghi, ritorna lì. Ok, mi infligge addirittura delle points. Quindi posso attivare questa carta, libro di magia della conoscenza. Andiamo allo cimitero e peschiamo due carte, perfetto. Attiviamo servitore dell'anima. Seleziona una carta. Cosa possiamo selezionare? Questa carta qua. Anima immortale. E lo mettiamo nella prima carta. Ok ragazzi, nel prossimo turno possiamo pescare la carta che ci serve per evocare il mago nero. Ok, intanto noi non possiamo attaccare, però meglio così. Cioè, meglio così no. Importante è che lui non ci attacca a noi. Quindi per adesso siamo resistenti. L'avversario non ha carte per affrontarmi. Perfetto, chiudi così il turno. Benissimo. Adesso noi prendiamo tra le mani questa carta. Ok, abbiamo super polimerizzazione. Quindi possiamo fondere un mostro dell'avversario e anche un mio mostro. Sì, mandiamo questo al cimitero. Perfetto, quindi il mostro più forte dell'avversario. Ah, addirittura i suoi mostri, ragazzi, neanche uno mio e uno suo. Due dei suoi mostri per evocare dal terreno un mio mostro dalla mia parte del campo. E noi evochiamo
Il nostro drago fusione veleno. Ed eccolo qui. Quindi praticamente Krieger spacciato. Mettiamo coperta questa carta e attiviamo libro di magia della conoscenza e peschiamo altre due carte. Attiviamo l'effetto di navigazione magica. Evochiamo specialmente dalla mano il nostro grandissimo e fedele mago nero. Evochiamo specialmente, perché no, una bella ragazza maga nera di fianco al nostro fedele mago nero. Attiviamo il circolo magico nero e togliamo di mezzo subito spade rivelatrice. Però lui mi ha distrutto quella carta, perfetto. Però intanto ti caccio. Ah, non ti posso cacciare, ok. Niente, dovrò forse aspettare il prossimo turno. Attiviamo anime dei maghi. Manda questa carta al cimitero perché sto giocando un mago nero e una ragazza maga nera al tuo cimitero. Ed eccolo qui ragazzi, due maghi neri e una ragazza maga nera. Adesso dobbiamo solamente attendere il prossimo turno per sconfiggere l'avversario. Se questa carta mi avesse uscito prima, meno male, come non detto ragazzi. Adesso lo distruggo in un istante. Però facciamo... attiviamo la carta trappola. Così possiamo evocare un terzo mago nero dal nostro deck. Perfetto, terzo mago nero in campo. Attiviamo anche l'evocazione speciale. Che se, no, non vuoi scartare niente. Quindi attiviamo subito attacco mago nero. Subito sbalziamo le carte trappole, magie e tutto il resto. Ed attacchiamo ragazzi. Attacchiamo, non ci pensiamo due volte. Quindi avevo questo mostricino qua. Attacchiamo col mago nero e anche con la giovane maga nera e altri due maghi neri. E salutiamo il nostro Krieger. Ciao Krieger, è stato bello. Perfetto. Krieger, stai bene? Ma certo che sta bene, sto bene, ma non è finito. Wow, grosso così non sta bene. Ebbene sì ragazzi, il duello finisce qui, quindi spero sempre che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram, di attivare la campanellina appena non perdete i nuovi video sul mio canale e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci beccheremo nel prossimo video, magari se volete vi porterò spesso e volentieri i prossimi duelli di Yu-Gi-Oh! Quindi alla prossima, ciao!